Buongiorno ragazzi, buongiorno. Benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Questa volta siamo in esterna. In esterna e stiamo andando a Mombello, l'ex manicomio di Mombello. E stiamo andando lì perché ci piacerebbe riaprire il capitolo sia drone, e quello naturalmente ce lo siamo portati per fare delle riprese dall'alto per vedere un pochettino com'è la situazione. Dopodiché ci sarà adesso l'uso di un prodotto che testeremo, per poi dopo vi presenteremo sul canale. E in più pensavamo appunto di riaprire il capitolo luoghi abbandonati. E quale se non Mombello per cominciare? Sì, a suo tempo il canale aveva già cominciato con Consonno, ma pensavamo anche di tornare lì a Consonno. Per adesso iniziamo questa esplorazione per la prima volta al manicomio di Mombello e poi vedremo. A dopo! Ciao! Eccoci ragazzi, siamo qui a Mombello, siamo appena entrati, fa un freddo porco e adesso inizieremo l'esplorazione. Si parte ragazzi. Andiamo. Entriamo a Mombello, con il massimo rispetto per questo luogo e per la sua storia. Una storia che parte dal 500, quando una ricca famiglia milanese, i Carcano, fecero costruire una residenza estiva. Nel corso dei secoli poi ci furono vari proprietari che la ristrutturarono e la ingrandirono più volte, fino ad essere abitata e adibita a quartier generale di Napoleone durante la campagna d'Italia. Gli abitanti della zona, per la sua posizione e bellezza, la chiamarono Montebello, o più semplicemente Mombello. Nel 1865 la neonata provincia di Milano ne diventa proprietaria e decide di farne una succursale della Senavra, manicomio cittadino. Le notizie cercate si fanno contrastanti su come venivano trattati i pazienti. Nel 1978 la legge Basaglia impose la chiusura di tutte le strutture manicomiali. Mombello chiuse definitivamente nel 1999. I pazienti al momento del ricovero venivano privati dei loro oggetti personali e degli indumenti e vestiti con una divisa grigia. Venivano poi identificati in suicidi tranquilli, semiagitati, agitati e furiosi. Altra distinzione era tra uomini e donne. Si dice che un comportamento bizzarro che non potesse essere spiegato dalla scienza era un motivo più che valido per poter essere ricoverati. Nel 1932 si arrivò ad avere 3.790 pazienti. Altre persone scrivono che i dottori provarono, almeno per i soldati, cure di relax, alimentazione sana e corretta per rimetterli in forza. I pazienti più tranquilli poi venivano impiegati per lavori oppure impegnati in laboratori di arte e creatività. Quello che vedete alle nostre spalle è ciò che resta del reparto degli agitati. Fu praticamente raso tutto quanto al suolo e rimase solamente questo cancello e il palo che vedete da quella parte. Il resto fu completamente raso al suolo e seppellito, tant'è che anche nelle esplorazioni che fanno altre persone nei sotterranei, arrivati ad un certo punto da questa parte, viene murato il tunnel. Quindi non si capisce che cosa ci possa essere qui sotto. E poi è stato lasciato tutto, in realtà è stato d'abbandono. Completamente. Invece certo. Questo ci hanno tenuto a rado tutto il suolo. Questo è strano. Come potete vedere non c'è proprio segno nemmeno delle mura, cioè hanno fatto un lavoro certosino per poter abbattere tutto. Ma l'unica cosa, come ammonito, è stato lasciato il cancello, che è davvero impressionante, lascia un certo effetto addosso. Si capisce come alcuni interpretarono i metodi usati in contrasto con una struttura che, a detta di molti, era un luogo dove certe pratiche erano al limite della tortura.
Eccoci qui, finita la giornata, sono le 12.20, siamo qui da circa 4 ore più o meno. Sì. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere cosa ne pensate. Detto questo, per noi è tutto. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao! Ciao.